Questa mattina, insomma, abbiamo tutta la struttura ospedaliera con il distretto e con la prevenzione al completo, quindi tutto lo spettro della sanità della penisola. In questo momento qua, se succede qualcosa, si sono liberati di noi contemporaneamente. Però al di là delle battute, io penso che questo è un bel momento perché grazie alla collaborazione, alla sinergia che si è creata con Federalberghi, con la quale siamo riusciti a veramente a fare una sinergia interistituzionale nell'ottica dell'interesse della cittadinanza, perché ci hanno omaggiato, donato un'apparecchiatura che consentirà, per quei casi emergenziali che si dovessero presentare presso il nostro pronto soccorso, di stabilire in un tempo abbastanza breve, la macchina lavora in 51 minuti, ma diciamo un'ora, in un'ora di tempo riusciremo a capire se è un caso sospetto, è un caso da Covid positivo o meno. Questo è fondamentale sia per evitare trasferimenti inappropriati che vanno comunque a ingolfare, ma sia per dare sicurezza e tranquillità ad un presidio, soprattutto in questo periodo complicato da gestire per la situazione geomorfologica della struttura, perché sapete le difficoltà di portare fuori una persona. Quindi se riusciamo a ridurre i trasferimenti a quelli effettivamente necessari e evitiamo anche di creare così allarmismo sia all'interno della popolazione che all'interno della struttura ospedaliera, diventa un grandissimo risultato per noi. Poi io non posso che ringraziare, fortemente ringraziare Federalberghi nella persona del presidente Costanzo Iaccarino, che davvero è stato, oltre che squisito, davvero Pescato le abbastanza. al punto giusto perché dà quel quid in più ai nostri di operatività, insomma, per cercare di concludere. Abbiamo ricevuto la macchina da qualche settimana, abbiamo allestito il sito abbastanza velocemente e praticamente da quest'oggi, domani mattina, potremmo già processare le prime, speriamo non avvengano, ma siamo pronti per un'eventuale situazione di necessità, di emergenza, che ci dovesse vedere accogliere un caso di sospetto che sia qui. Ricordo che noi siamo partiti in questa avventura con un protocollo, Cioè, protocollo che era teso a tutelare il viaggiatore, diciamo il turista, il visitatore della penisola, che nel momento in cui diventasse sospetto viene appositamente isolato in alcune strutture dedicate che Federalberghi, anche lì con un grande spirito di collaborazione interistituzionale, ha messo a disposizione.